Come va? Come ti senti? Devo dire che insomma, l'ho sentita, però è il chef, ci sta anche che ci sia un po' di salute fisica, no? oltre che al lavoro. Esattamente, mangiare sano sicuramente è una parte fondamentale, ma l'allenamento, l'attività fisica deve esserci sempre e comunque. Buongiorno, ciao. Allora, per me una pallina di gelato, anche se non è così semplice scegliere il gelato con un nutrizionista a fianco. E una coppetta, evitiamo il cono perché qua non si sa mai, di cioccolato, grazie. Sai cosa? Ho visto della frutta fresca, secondo me potresti fartene aggiungere un po', giusto per aggiungere appunto un po' di frutta, un po' di... Prenderei quel tortino di mandorle che ho visto lì. Ti spiego perché non hai fatto male a scegliere un gelato oggi, e per farlo approfitto anche della presenza delle telecamere di Health Chef in modo tale che possa spiegarti perfettamente. Allora, ti ho detto che non ti devi preoccupare perché oggi noi abbiamo fatto una buona attività fisica, anche di un'intensità abbastanza elevata, e quindi il momento migliore per mangiare un dolce o un gelato è sicuramente quello dopo l'attività fisica. Quindi sono giustificato? Assolutamente, perché, insomma, assolutamente. E tra l'altro le linee guida per una corretta alimentazione italiana ci dicono che i dolci andrebbero assunti, quindi mangiati, occasionalmente. Quindi una volta tanto, dopo aver fatto attività fisica di buon livello, ce lo possiamo assolutamente concedere, è il momento, diciamo, più giusto anche per il nostro organismo per elaborarlo nel migliore dei modi. Ok, chiarissimo. L'altra domanda viene quasi automatica: perché mi hai fatto aggiungere la frutta fresca? Beh, la frutta te l'ho fatta aggiungere per aggiungere un po' di fibra e, perché no, anche delle vitamine e altri micronutrienti che sono presenti nella frutta, specialmente appunto se fresca. E comunque, Daniele, devo dire che ci sta proprio, nel senso che dopo una corsetta, insomma... Beh, chiama la corsetta, abbiamo fatto quasi 10 km, quindi direi che ci può stare tranquillamente. Dispiace per gli operatori che non possono gustare, insomma, il dolce come stiamo facendo noi, anche se in realtà... Beh, direi che le telecamere di Health Chef hanno corso con noi, anzi, con le attrezzature forse è ancora più faticoso, quindi probabilmente un dolcetto toccherà anche a loro oggi. Il mio gelato l'ho proprio apprezzato, soprattutto anche ho apprezzato il fatto che tu mi abbia dato qualche utilissimo dettaglio per riuscire a mediare quello che inevitabilmente viene guardato come un qualcosa di un po' troppo aggressivo sotto il profilo nutrizionale. Quei consigli che io ti ho dato ed altri che posso aggiungerti, come ad esempio potrebbe essere quello di utilizzare delle farine meno raffinate nella lavorazione dei prodotti di pasticceria. Questa che avrei comunque fatto. Cioè. Delle linee guida raccomandano l'utilizzo di cereali integrali e quindi anche dei loro derivati. Appunto, la farina potrebbe essere un buon ingrediente da poter sostituire a quelle più raffinate, una farina integrale o una farina tipo 1, tipo 2, a seconda della lavorazione che bisognerà fare. E appunto voglio cogliere anche l'occasione delle telecamere di Health Chef proprio per invitare pasticceri e gelatai a interessarsi a questo progetto, perché può essere uno stimolo per loro per innovare anche la loro produzione e mettere accanto ai loro prodotti tradizionali un qualcosa che possa essere possa avere dei valori aggiunti per la nostra salute. E aggiungo io che può essere anche un qualcosa di assolutamente differenziante all'interno di questo sistema economico che ha bisogno anche di differenziarsi. Assolutamente, è una sfida e secondo me come tale andrebbe presa dagli addetti ai lavori. Noi siamo qua a disposizione.